Avvia la registrazione. Io chiedo, ragazzi, ecco, siamo in registrazione. Chiedo ai partecipanti, che sono 13, di porre il loro microfono in modalità silenziosa, quindi da verde a rossa, in modo da avere la comunicazione all'interno del gruppo. Io do il benvenuto a tutti, grazie di essere qui oggi dalle 13.30 alle 14.30. Con i nostri due relatori, che sono il dottor Rudy Zanchetta e il dottor Luigi Vito Stefanelli. Ci troviamo nell'ambito dello Study Club, dell'Online Study Club, e in questo ambito affronteremo l'esperienza appunto clinica di due utilizzatori in Navident. Loro avranno circa 15 minuti di presentazione. Vi chiedo di scrivere le vostre domande sulla chat. La chat è quel fumetto che compare nel pannello di controllo. Se cliccate su quel fumetto avete l'opportunità di poter inserire una domanda. Queste domande verranno poi gestite con le risposte relative alla fine delle due presentazioni. Quindi io brevemente presento la chirurgia dinamica in due parole, dicendo che è una tecnica di chirurgia che appunto prevede attraverso una tecnologia che è quella della motion tracking, quindi della tracciabilità dei movimenti, dà la possibilità da una parte al clinico e dalla parte al paziente di tracciare i movimenti del clinico sul paziente e di riportare questi movimenti direttamente sullo schermo di un computer, direttamente sulle immagini della CONBIM, per cui il clinico, quando lavora, ha la possibilità di vedere in tempo reale quello che sta facendo, direttamente in 3D, direttamente sullo schermo del suo laptop, del laptop del Navident. Quindi, dopo questa breve presentazione, io presento il primo relatore, che è il dottor Rudy Zanchetta. Laurea in odontoiatria a Torino, siamo tra l'altro coetanei, perché ho visto entrambi del 1964, titolare dello studio Zanchetta e Partners, è un esperto in chirurgia ed implantologia avanzata, è un utilizzatore Navident dal 2017, è un Master Clinical Trainer a Navident e quindi anche un active member della Dynamic Navigation Society. Siamo quindi nella condizione adesso di passare la parola al dottor Zanchetta, che diventa relatore e quindi può adesso condividere il suo schermo e mostrarlo quindi ai suoi colleghi. La parola al dottor Rudy Zanchetta. Buongiorno a tutti, da Torino, Orbassano, siamo tutti io sono in studio, ma solo per la perché avevo il computer qui. E, vi racconto la mia esperienza di 2 o 3 anni di utilizzo del Navient. Un attimo, che non mi va avanti la presentazione. Eccola qua. Benissimo. Io quello che ho visto in questo periodo, più che altro vi racconto appunto la mia esperienza. Ci siamo mossi come gruppo, diciamo, grazie a Luigi Barbero, che è il nostro dental specialist, il consulente esterno che ci ha proposto la macchina. Abbiamo incominciato a lavorare insieme. E poi le mie due assistenti, Maria Grazia e Silvia, che mi aiutano nella quotidianità, nel gestire dal posizionamento del paziente a tutta una serie di aiuti che servono per approcciarsi a questo nuovo modo di gestire la chirurgia guidata. Andiamo a vedere un caso molto semplice, perché l'obiettivo della presentazione per me è far vedere, e qua sempre mi si pianta la presentazione, scusa, ecco, e far vedere l'uso step by step della metodica.
Il caso è un 15 con una frattura della radice. Vediamo la presentazione del combine pre-operatorio. E vediamo già una cosa, notiamo la presenza in zona 15, 14 e 16 di corone in metallo ceramica. Queste sono delle problematiche che a volte, vediamo dopo, ci possono creare qualche difficoltà. Proprio per questo stiamo ponendo diciamo, degli ausili per facilitare il trace and place a seguire. Iniziamo con l'acquisizione di un file STL della bocca. L'obiettivo era fare un carico immediato, quindi non mandare via la paziente senza il dente, porlo all'attacco. In questo caso vedremo che ci aiuta parecchio questa sovrapposizione, perché nella fase di programmazione, dopo che abbiamo inserito nel Navident sia l'STL della bocca sia la PAN 3D, in fase di programmazione vedete che purtroppo le corone tendono ad avere questo effetto scattering. E quindi il sovrapporre il file STL ci aiuta a determinare con maggiore precisione quale deve essere la posizione della corona e di conseguenza andare a scegliere una direzione dell'impianto che sia la migliore possibile tra un compromesso dove deve uscire poi il moncone e dove abbiamo l'osso. Quindi andiamo a eliminare il dente. Vedete che ci siamo per migliorare la possibilità di sovrapporre, quindi di fare il famoso tape, quindi il tap, il trace and place, quindi andare a copiare. Io definisco sempre andare a copiare il reale con il virtuale. Abbiamo aggiunto due reperi radioopachi sulle corone che abbiamo visto RSN metallo ceramica, perché ci aiuta nel posizionare successivamente il nostro trace and place. In questo caso, visto che c'era un ascesso in corso, sono andato anche a utilizzare un laser d'erbio per migliorare la detersione della zona. Qui vediamo la selezione dei punti per il tap. Appunto, e l'aver posizionato quei reperi radioopachi ci ha permesso di allontanarci un po' dalla zona dello scattering per poter avere dei punti di riferimento un po' più precisi nella zona dove andiamo a lavorare. Infatti, ha un primo passaggio, una prima registrazione col tab, vediamo che alla prova di precisione fatta sul 13, vedete che non corrisponde, perché qui siamo esattamente nella zona occlusale e vedete che invece in questo caso non è perfettamente preciso. E noi possiamo andare a vedere, a seguire, che effettivamente tanti punti non corrispondevano. Uno dei vantaggi di questo sistema rispetto a quello che può essere l'uso di una mascherina chirurgica è che noi possiamo controllare in ogni momento se la sovrapposizione tra il reale e il virtuale corrisponde. Quindi in questo caso non corrispondeva, semplicemente cancelliamo questa registrazione, rifacciamo la registrazione. E vediamo che a questo punto riusciamo a ottenere un risultato decisamente più sicuro. Quindi continuiamo con la nostra fase di lavorazione. Un'attenzione che bisogna fare, che questo è diciamo, un suggerimento, ma poi è proprio un adattamento a un nuovo modo di lavorare, è di non andare a coprire le tracker, che altrimenti non ci permette di visualizzare correttamente quello che stiamo facendo con il Navident.
andiamo a calibrare l'asse del manipolo, l'asse della fresa, andiamo a calibrare la punta, controlliamo, molta attenzione nella calibrazione dell'asse, dobbiamo farlo e dobbiamo fare un twist molto ampio, i famosi 90 gradi, importantissimo perché una delle problematiche che io ho riscontrato è che non facevo questo twist così ampio e questo mi portava a una imprecisione della registrazione. Quindi molto 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 importante il twist che sia bello ampio e poi bisogna fermarsi. Quindi io pongo solo l'attenzione sulle problematiche che ho avuto io in corso di, diciamo, di apprendimento di questa nuova tecnica perché penso possa essere utile per chiunque. Poi si va a posizionare la punta della fresa, anche lì. Quello invece è piuttosto semplice, e poi andiamo a effettuare l'ostotomia. Posizionamento, quindi arriviamo fino in punta, vediamo nella parte sinistra che siamo arrivati esattamente in punta, siamo andati poi nella parte destra un pochettino oltre, avevamo tutto lo spazio che volevamo. Successivamente siamo andati a posizionare l'impianto. In questo caso l'impianto l'ho posizionato utilizzando il Naviden, ma negli ultimi 2 mm, visto che avevo paura di non riuscire ad avere una stabilità sufficiente, ho sottopreparato e l'ultimo millimetro non ho più controllato con il Naviden se ero perfettamente in posizione e alla fine è risultato che sono rimasto corto un pochettino rispetto alla preparazione. Però vedete la TAC di controllo, vedete comunque il provvisorio che è stato applicato, quindi la paziente è uscita con il suo dente. Qui vediamo il dramma, diciamo l'errore che abbiamo fatto. Vediamo che c'è stato un errore. Dal punto di vista Navident notevole, dal punto di vista, diciamo, della macchina, ma in questo caso l'ho proprio presentata apposta per dire, nonostante con la macchina noi possiamo evidenziare un errore che sembra madornale, vediamo invece che clinicamente otteniamo un risultato che è ampiamente accettabile. Quindi dopo 4 giorni vediamo la gengiva che è perfettamente a posto, l'ascesso che è rientrato, quindi ovviamente la corona l'abbiamo lasciata ampiamente sottoclusa e questo a me interessava far vedere un caso in cui, come possiamo notare, gli errori qui ci dà che è un errore di 1,40 rispetto a dove dovevamo entrare, l'apice siamo corti di 1 mm e qualche cosa, l'angolazione di ingresso anche lì c'è un errore, però data la precisione della macchina, alla fine possiamo dire che se noi una stessa cosa l'avessimo fatta a mano libera, sicuramente avremmo fatto un errore decisamente più ampio. Questo era quello che vi volevo presentare, un caso semplice per vedere quali possono essere le fasi di utilizzazione della macchina. Io al momento, Luca, non avrei altro da dire. Pronto? Allora, grazie Rudy per la tua presentazione. Allora Io esco. tu esci, riprendo in mano io lo schermo perché presento chiaramente, innanzitutto ti ringrazio per la bella presentazione che ci hai fatto. Ci sono delle domande, poi io avrò modo di gestirle alla fine delle due presentazioni. Ma voglio a questo punto presentarvi il secondo relatore. Il relatore è il dottor Luigi Vito Stefanelli, laurea prima in ingegneria al Politecnico di Torino e poi in odontoiatria a Roma, dove ha conseguito anche un dottorato di ricerca e dove è docente master sia di implantologia che di protesi. Luigi è il primo utilizzatore Navident in Italia, è il presidente della Dynamic Navigation Society, che è questa società scientifica che raccoglie tutti gli utilizzatori nell'ambito della chirurgia dinamica, è un master clinical trainer anche lui, così come lo è Rudy, ed è autore ed inventore. Io a questo punto passo la parola a Luigi, lo rendo relatore, in modo da che possa iniziare a condividere
il suo schermo e quindi condividere la presentazione. Eccoci, buongiorno a tutti. Non so se si vede il video, penso, Sì, lo schermo, no, penso di sì. l'immagine si vede tutto. Ok, bene. Farò vedere anch'io un caso, diciamo, abbastanza semplice, cioè semplice per modo di dire, perché è un totalmente dentulo ed è il caso che abbiamo fatto durante il corso master sull'Optereguideo. A fine febbraio. Questo caso è stato gestito con un protocollo nuovo che si basa sull'utilizzo di MiniViti per fare il trace in place. MiniViti che vengono messe, diciamo, vengono inserite in posti strategici e che vengono automaticamente riconosciute dal software, per cui con il nostro tracer basta toccarle e lui le riconosce automaticamente. Il paziente che è stato trattato, non mi fa andare avanti, non riesco a capire perché, eccolo qui, è un paziente totalmente dentulo nelle due arcate. In particolare, vedete, ho preso un'impronta ottica dell'arcata superiore, ma anche dell'arcata inferiore e invece l'altezza, diciamo, del morso l'ho presa manualmente e non digitalmente. Poi, sulla base, diciamo, di alcuni masticoni che mi ha preparato il tecnico in maniera digitale, poi il tecnico stesso mi ha preparato attraverso il CAD CAM una sorta di ceratura diagnostica per l'arcata superiore e inferiore, e a questa ceratura diagnostica ha inserito quattro marker radiopachi che utilizzando appunto questa sorta di repere radiopachi che sono in commercio, la Bredent, diciamo, è l'azienda che li commercializza. Ma se il paziente è portatore di protesi mobili, non era questo il caso, voi potete direttamente fare la scansione della protesi mobile del paziente con lo scanner intraorale, farvi una stampa in resina attraverso una stampante stereolitografica di questa di protesi e poi aggiungersi dei reperi radiopachi. Questo è il paziente senza diciamo, protesi, la foto frontale, e queste sono le foto di profilo. Come vedete, la perdita di dimensioni verticali. Il paziente poi è venuto in studio. Questa era, diciamo, la foto dell'arcata superiore e dell'arcata inferiore dello stesso, e questa invece è la foto in cui io ho applicato questi due, diciamo, sorta di protesi che mi servivano per fare la combin. Come vedete, l'occlusione era giusta, quindi prima di fare la combin al paziente ho inserito delle mini viti in bocca al paziente e diciamo ho fatto la combin a cui ho sovrapposto, andando a cliccare sui radar per i radiopachi, appunto la mia ceratura diagnostica digitale. A questo punto ho potuto fare la pianificazione, diciamo, utilizzando quella che era l'occlusione ideale, quella che era la ceratura diagnostica digitale. Tengo a sottolineare questa cosa perché insieme ai colleghi in virtù del nostro colore di capelli, anche se con valori morali, però insieme ai colleghi durante il corso abbiamo provato ad effettuare anche una pianificazione
senza ceratura diagnostica digitale e poi abbiamo importato ex post la ceratura diagnostica digitale e ci siamo accorti come sia realmente difficile fare una pianificazione senza la ceratura diagnostica digitale. Mi è piaciuto fare questo esercizio perché tutti abbiamo, diciamo, siamo cresciuti vedendo proprio i risultati che erano totalmente inesatti, per cui diciamo è uno stimolo in più a utilizzare quelli che sono i corretti protocolli che la letteratura suggerisce. Non si può fare una buona pianificazione se non si ha una ceratura diagnostica corretta e nemmeno il più esperto implantologo riesce a capire quali sono i giusti rapporti spaziali senza una ceratura diagnostica digitale corretta. Per cui diciamo che questo sforzo fatto da Navident per rendere questo software sempre più diciamo facile da utilizzare affinché venga raggiunto questo proposito è stato, diciamo, ben apprezzato dal sottoscritto. Questa era la pianificazione comunque del caso in cui, come al solito, ho cercato di mettere 4 impianti frontali e 2 periguidei perché diciamo mi sto orientando sempre di più verso diciamo l'utilizzo degli impianti pterigoidei nel trattamento delle arcate dentule, anche quando devo mettere 4 diciamo impianti preferisco mettere 2 impianti sui quarti e 2 pterigoidei piuttosto che il classico long pole, per cui diciamo l'impianto pterigoideo è diventato uno standard nella mia pratica clinica quotidiana. Comunque questa era la pianificazione. Andiamo avanti. Vedete il 3D della pianificazione in cui si vede appunto la correttezza della pianificazione, l'emergenza degli impianti rispetto alla ceratura diagnostica. Questa è la schermata del Trace and Place in cui ha riconosciuto, come vedete, dall'1 al 5 le viti in automatico e lui mi dice ad esempio la vite numero 3 è una vite Salvin che ha un diametro di 1,5 e una lunghezza di 4 mm, così come la vite 5 è una vite Salvin che ha un diametro di 1,5 e una lunghezza di 6. A questo punto, dopo aver calibrato il mio tracer, basta che io poggi la punta del mio tracer nel centro di questa vite e lui automaticamente, diciamo, mi fa il tracing della vite. Quindi 5 tocchi per avere il trace completo. Eccolo qua. Prova di accuratezza, vedete 0,0 mm, quindi diciamo a prova di bomba, accurato. Per cui una volta verificata l'accuratezza ho potuto iniziare la chirurgia. Avrei voluto farvi vedere tutto il video della chirurgia, ma visto che con diciamo GoToMeeting non si può fare, prego Luca poi di girarlo a tutti, e tanto il video completo di quanto è durata la chirurgia, se non sbaglio è durata totale 20 minuti, 20-25 minuti per fare, tanto non abbiamo tolto nessuna parte, quindi vi giro il video integrale in maniera tale che possiate vedere, diciamo, quali sono stati tutti gli step di questo caso. Vedete in questa slide l'opterigodeo di sinistra, diciamo che poi è quello che ci ha dato più problemi in fase di inserimento perché non avevamo l'adattatore da contrangolo per l'inserimento degli impianti e quindi ho dovuto fare tutto a mano. Comunque diciamo la precisione è una precisione che deve essere tale per quando si vanno a inserire in impianti in zone un po' a rischio dove le limitanti anatomiche possono dare qualche brutto scherzo, per cui 0,4 gradi e 0,2 mm di errore su un impianto lungo 14 mm
mi sembra sia una buona accuratezza. Va bene, questa è la combin post, in cui vedete, diciamo, l'inserimento degli impianti molto, diciamo, che mi danno tanta soddisfazione, perché sono stati messi così come era stato pianificato. Vedete questo al centro della cresta, come appunto volevo. Questa è la sovrapposizione tra la combin post e la combin pre, e vedete c'è anche la Panorex, in cui si vede l'inserimento degli impianti. Il calcolo in automatico dell'errore, vedete l'opterigoideo di destra, siamo, diciamo, al di sotto del millimetro all'apice e 1,71 gradi di errore. Il secondo impianto, sì, siamo sempre lì, insomma 2,46, ma cambia poco, vedete, tra il giallo e il rosso, tra il pianificato e il realizzato, uno deve far fatica a vedere, diciamo, la differenza tra i due impianti. Il terzo, diciamo, idem come sopra, siamo addirittura sotto i 2 gradi. Nel quarto, sì, ho sbagliato di 4 gradi e 60, ma ci si può accontentare su un totalmente dentulo, avere un impianto così a mano libera. Questo è il quinto, pure qui siamo andati un po' sopra i 3 gradi, ma anche questo, come vedete, sembra un buon impianto. L'unico che ci ha dato dei problemi, appunto, in cui l'errore angolare è di 7,86 gradi, e l'opterigoideo di sinistra, però tutto sommato, diciamo, a mano libera non sarei stato in grado di diciamo, inserirlo in questa posizione. Questo è il caso che abbiamo condiviso appunto a fine febbraio. Ho visto il paziente 2 giorni fa per rimuovere i punti, perché mi ero dimenticato, visto l'andazzo che si è avuto questi giorni, di dargli un appuntamento per rimuovere i punti. Mi ha chiamato lui, dice: dottore, ma io c'ho ancora punti. Ho capito, allora dico: vieni, ho tolto i punti e adesso lo rivedrò quando i tempi saranno migliori. Mi ha detto che non ha avuto nessun problema durante il decorso post-operatorio, quindi, diciamo, sperando che passi presto questa fase critica per il nostro paese, vi racconterò il seguito, se avrò la possibilità di rivederlo. Niente, questa è la presentazione di questo caso. Non è completo, ovviamente, perché l'abbiamo fatto una ventina di giorni fa. Prego Luca comunque di mandarvi il video, e poi vi terrò informati quando vedrò il paziente di cosa è andato bene, se c'è qualcosa che non è andato bene, in maniera tale che possiamo completare quella sessione di corso con il caso completo. Grazie Luigi per la presentazione e per aver condiviso con noi appunto la modalità di lavoro per quanto riguarda i pazienti totalmente edentuli. Io adesso invito, così come già ho ricevuto, ma invito quelli che ancora non lo hanno fatto, di poter scrivere le loro domande, sempre utilizzando l'icona fumetto. Quell'icona fumetto, cliccandola, compare una chat, e lì c'è la possibilità di poter scrivere tutto quello che vi viene in mente. Io ho alcune domande che poi faccio ai relatori. Allora, la prima domanda, le prime due domande le faccio appunto al dottor Zanchetta. Allora, Rudy, tu hai detto di essere andato corto con un impianto. Che cosa significa tecnicamente, da un punto di vista di attività, rispetto all'attività col Navident? Perché sei andato corto? Te ne sei accorto in modo successivo? Ma qual è la modalità per cui uno col Navident può gestire o non gestire un impianto? Se puoi darci una risposta.
L'errore è stato un errore mio, nel senso che si può gestire tranquillamente il posizionamento dell'impianto perfettamente col Navident e utilizzando il manipolo, però avevo già raggiunto i 40 newton di stabilità, non volevo né distruggere il manipolo andando a forzare ulteriormente, quindi ho staccato praticamente il Navident e gli ultimi 2-3 giri li ho dati a mano. E di conseguenza ho perso il controllo della posizione precisa che avevo col Navident. Però utilizzando il Navident posso posizionare l'impianto e scendere perfettamente. E lì non volevo rischiare di distruggere il manipolo né di perdermi la stabilità primaria, perché non avevo molto, visto che avevo utilizzato un carico immediato in un posto estrattivo. Avrei dovuto togliere l'impianto, allargare ancora un po' e rimetterlo col rischio di giocarmi la seduta, visto che la paziente aveva un'aspettativa estetica, come avete visto, piuttosto elevata. Ho sacrificato quel millimetro che clinicamente non mi ha dato nessun tipo di problema alla precisione estrema che comunque avrei potuto ottenere con la strumentazione. Perfetto, grazie. Sempre Rudy, un'altra domanda. Tu ci hai mostrato appunto la valorizzazione dell'errore, no? 2 gradi, 1 millimetro e quant'altro. Tecnicamente come avviene, come si riesce a valorizzare praticamente la differenza tra l'eseguito e il pianificato? Ce lo puoi spiegare? Sì, dobbiamo ovviamente avere il convin pre e post operatorio e poi utilizzando le Valonav, che è un programma a disposizione col Navident, sovrapporre il convin pre e post operatorio e a questo punto noi possiamo fare una verifica attenta tra la programmazione di dove abbiamo pensato di mettere l'impianto e dove effettivamente l'abbiamo posizionato. Così possiamo avere una valutazione dell'esattezza del posizionamento dell'impianto. Avete visto Luigi Stefanelli, che sappiamo essere un grande cecchino, il livello di precisione che è riuscito a ottenere in un caso decisamente più complesso. E voglio fare i complimenti a Luigi, che è sempre un grande maestro. Ok, allora io ho altre domande chiaramente che si stanno in questo momento creando. Ho una domanda per Luigi, un paio di domande per Luigi. Luigi, tu ci hai fatto vedere in un'immagine il test di accuratezza. Ci puoi spiegare esattamente che cosa significa, che cos'è questo test di accuratezza? Intanto ringrazio Rudy per i complimenti. Il test di accuratezza è diciamo la cartina di tornasole per vedere se tutti i passaggi che abbiamo fatto fino a quel punto sono stati fatti in maniera corretta oppure no. Ovviamente, diciamo, prima della chirurgia il workflow prevede una serie di passaggi che consentono appunto di portare al software la combin del paziente, di mettere la combin del paziente in una sorta di coordinate spaziali note al software, affinché la triangolazione tra le telecamere, l'arcata da trattare e il micromotore del paziente possa avvenire in maniera corretta. Ecco, tutti quei passaggi fino all'inizio della chirurgia possono essere verificati attraverso questo controllo di accuratezza. Che ci dice appunto, andando a toccare la vite, perché la vite era un punto nostro di repere e che abbiamo indicato sulla combin essere un punto di repere, quanto dista il nostro tracer dalla... di 0,2-0,3 mm, ma anche 0,4 mm.
diciamo, non dovuti alla nostra chirurgia, perché poi a questa accuratezza dobbiamo sommare l'errore dovuto alla nostra abilità nel seguire il mirino. Per cui se azzeriamo questa prima fase, ci rimane solo l'errore intrinseco del sistema che... Ok. Ok, io c'è un'altra domanda. Perché sì, ho usato. No, c'è una domanda in generale. Sostanzialmente il fatto che tu preferisca l'impianto pterigoideo allo non for, no? Tu hai spiegato che nella gestione del paziente preferisci gestire l'impianto pterigoideo rispetto allo non for. Puoi spiegarci un attimo perché? Luca? Sì. Non ti sento bene, scusami. Ah, scusa, chiedevo, mi senti adesso? Ok. E adesso ti sento. Ok. Il perché della scelta dello pterigoideo rispetto allo non for? In posti dove immaginate non mettiate gli impianti, e quindi uno fa il tracing comunque prima di inserire gli impianti, poi magari durante l'inserimento degli impianti si accorge che una vite è proprio nel posto in cui uno deve fare l'osteotomia, per cui è vero che è già stata registrata, è vero tutto, quindi la può rimuovere e qualora avesse bisogno di rifare il tracing per qualsivoglia ragione, comunque ha delle viti ulteriori a disposizione per rifare il tracing. Ecco perché io ne ho utilizzate 5. Gigi, io una cosa non ho capito, le viti tu non hai fatto il tracing place, cioè sei passato sopra. Sono delle viti, sì, vabbè, le vendono, diciamo, le membrane per fissare rane, sono viti così, sono viti semplici, in particolare quel kit lì è stato già registrato dal software e quindi lui le riconosce automaticamente. No, questo l'ho capito, però volevo capire se tu potevi usare una qualsiasi vite da osteosintesi o se è necessario utilizzare quelle perché il software le riconosca al volo. Per essere riconosciuto al volo devo utilizzare quelle, altrimenti se usi una vite di osteosintesi ti metti lì, ci giri piano piano tri fino a 100. Come facciamo con i denti normali? Okay. È tutto uguale. Ottimo. Ok, ci sono anche. Tu riesci a leggere le altre domande, Luigi e Rudy? Le riuscite a leggere? Potete rispondere? Sì, deve rispondere Rudy a una domanda. Sì, ho usato materiale attorno nel posto estrativo. Sì, ho utilizzato del biomateriale. Vado sempre a riempire le zone vuote, soprattutto la parte vestibolare che ci fa un po' di camouflage, anche se poi magari c'è riassorbimento, io preferisco sempre non zepparlo alla morte, però mi sostiene di più i tessuti. Allora, alle altre domande, il kit è quello, non c'è un chitare, sono riconosciute, sono presenti solo nel mio software e non negli altri software, perché è una versione beta. Coronavirus, quindi mai. No, sto scherzando. Quando so che era già pronta, che sarebbe dovuta essere data a tutti adesso, ma il problema ce l'hanno pure in Canada, no? Del coronavirus, Luca. Sono a casa. Sì, ce l'hanno anche loro. Adesso
Sì, comunque tra aprile... Per quanto riguarda i mu angolati... I mu angolati... Perché noi clinici, noi master clinical trainer abbiamo richiesto, perché sapere prima che diciamo che MUA utilizzare Ok. Dunque, non si sente? Sì. Mi senti? Sì, 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 sì. Sentiamo, no, no, ho solo disinfettato. No, no. Okay. Ma tu l'impianto per riempire gli spazi, fai un piccolo lembo di rilascio oppure direttamente dall'opercolectomia? No, 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 perché non mi piace fare lembi. Cioè, se... ci permette di lasciare tutto così. Io ho visto che di lasciare tutto così non andando alla cieca, perché il problema è che prima magari li facevi lo stesso ma non sapevi bene dove andavi, e quindi ti dovevi mantenere un pochettino più corto. Usando il sistema riusciamo ad andare a fare dei flapless degli immediati senza sollevare lembi, perché comunque è vero che a noi ci piace tanto sollevare i lembi. Mi sembra che meno lembi apriamo, più paziente contento, si riduce sicuramente la morbidità, e mi sembra anche che alla fine i risultati siano anche migliori. Luca, ci senti adesso? Sì, sì, vi sento, vi sento. Ci sono altre domande che avete letto a cui volete rispondere? Io non lo so. Ah, ok, ok. Quindi ci sono altre domande? Ok, io a questo punto direi allora che possiamo chiudere la sessione, che verrà comunque registrata e resa disponibile attraverso i media. I social media. Per cui volevo ringraziare i due relatori, il dottor Franchetta e il dottor Stefanelli, e anche voi tutti per aver partecipato a questa sessione, e quindi salutarvi e darvi comunque eventualmente augurarci, insomma, di poterci incontrare e rivedere in una prossima sessione. L'abbiamo perso. Eccolo qua. Eccolo. Bene, allora, grazie e saluto a tutti. Insomma, va bene. Buon proseguimento. Ciao, ragazzi, grazie a tutti. Ciao, ciao. Saluti.